Pronta? Vai. Ok. Eccola. Ok. Ok. Wow! Bravissima! Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Sonia. Ciao a tutti. È una personal trainer, vi lascio il link in descrizione così la seguite, la contattate. È un check-up generale, è la mia paziente da un bel po' di tempo e faremo un check-up posturale, vediamo cosa c'è da liberare, come disfunzione e puliamo tutto. Girati verso la finestra. Ti senti bene in questi giorni? Sì. Hai qualcosa a segnalarmi o faccio un check-up? Un leggero fastidio schiena. Verticale? Scapolare destro. Ok, orizzontale, verticale o è un punto fisso? Ma è più un punto fisso. Ok, dimmi il punto. Ok, adesso allora vediamo se è meccanico o se è muscolare. Ti stai allenando? Sì. Quanti giorni a settimana? 4 giorni. Vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Ok. Qua è male? Un fastidio. Qui è male? Un proprio fastidio. Ok. Mettiti seduta al centro del lettino. Stessi punti, dimmi se è uguale, il fastidio o cambia. È aumentato qui? Uguale. Gira a sinistra al collo, dimmi cosa vedi di me. Gira a sinistra. Ok, aspetta che ti sposto i capelli. Ma non ho molto spalla. Ok, vai a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito, spalla, viso. Mano, gomito, spalla. Ok. Vieni a pancia in su. Male? No. Male? Male? Stai facendo stretching? Sì. Sei un po', non so se contratture o in generale un po' di tensione, dopo vediamo dopo il trattamento se sei un po' più libera. Inspira. Fuori. Ancora. Dolore? Un fastidio. Dolore? Più di là? Sì, più fastidio di là. Ok. Qua è male? Un po' no. Qua è male? Un più fastidio che male. Qua è male? Un pochino. Qua è male? Un po' sì. Ok. Piega le gambe. Sul bacino. Giù. Su. Giù. Lascia molle le gambe. Hai dolore qui?
fastidio. Alza la spalla. Quale? Con destra, fai così. Diminuisce, aumenta, uguale. Uguale. Giù, alza il braccio. Su, 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 su. Stop. Diminuisce, aumenta, uguale. Un po' di più. Ok, giù, dammi mai il braccio. Ok. Giù, 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 giù. Diminuisce, aumenta, uguale. Guardio. Ok. Dolore? Più da questa parte. Più a destra? No, a sinistra. Più a sinistra? Sì. È un fastidio. Mm-hmm. Va bene, già che cominciamo a liberarti un po'. Vieni un po' più vicino a me e vai tutta più su. Ok. Vai, 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 vai. Stop. Braccio, braccio. Spalla, spalla. Fuori. Dentro bene. Fuori. Ok, gira sul fianco sinistro. Sì. Porto le mani. Sì. Gira la testa di qua. Inspira. Fuori. Fianco destro. Stavolta la testa lasci così, giù bella morbida. Fuori l'aria. Brava. Sempre bella morbida, eh? Morbida. Ok. Sì. Morbida, morbida, morbida. Morbidissima. Vabbè, dai, sei stata brava, rispetto al solito. Inspira. Fuori l'aria. Dentro bene. Dentro, dentro, dentro. Brava, fuori. Dentro. Ok. Ancora, dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Ok, seduta. Gambe di là. Appoggiati a me, morbida, morbida, lascia molle, molle, molle. Male qui? No. Male qui? No. Ok, il punto di prima è meglio, è peggio? Meglio. Meglio. Tutto sommato comunque non c'erano grosse cose, eh. Direi di aggiungere solo un po' di stretching negli allenamenti, poi basta. Direi che la parola chiave da scrivere oggi nei commenti è palestra. Un bel respirone. Di nuovo. Ok. Ok, girati verso la finestra. Hai qualcosa da segnalarmi? C'è qualcosa che vuoi dirmi? Qualche dolore particolare? Come sempre un po' la zona qua della cervicale. Ok, non scende? Un po'. La fascia non ce l'hai, c'è sempre verticale, sì. Anche sotto, ok. Ma di testa nausea non ne hai? Un po' di mal di testa. Da quanto? Ieri quando tutto il computer mi si vedeva. Ok.
Male se ti porto indietro? Sì, è malissimo qua davanti. Ok. Quando ti porto indietro, dietro dove ti fa male? Qui. Ok. Allora, piega il collo in avanti, vedi a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Torna su. Mettiti seduta. Piega il collo in avanti e piegati in avanti. Torna su. Giù. Su. Male così? Sì. Male così? Sì. Ok. Male qui? Lontano. Male qui? Di più. Ok. Sì, anche qua. Ok. Vieni a pancia in giù. Testa nel buco, braccia dietro. Dolore? Sì. Dolore? Poco. Quindi più questo? Sì. Dolore? Sì. Più questo? Più questo. Ok. Se comprimo questo punto, questo è uguale di più o di meno? Di meno. Di meno, cioè di più rispetto a quello di prima. Ok, quindi meglio con questo qui? Sì. Ok. Se comprimo questo punto? Meno. Questo punto? Ok. Qui è dolore? Poco. Qui? Di più. Qui? No. Sì. Qui tanto. Questo scende uguale? No, fa male. È uguale. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Ok. Vediamo anche di qua. Male qui? No. Qui? Poco. Qui? No. Ok, quindi peggio comunque a sinistra. Sì. Devo riprendere a ottobre, però questo periodo no. Ok. Morbida. Meglio peggio uguale? Meglio. Meglio peggio uguale? Male. Devo togliere attenzione anche qua. C'è un po' conciato oggi? Te l'ho detto. Allora, metti le pancia in su. Mi è molto rigido oggi, eh? Hai camminato, hai fatto qualcosa, hai fatto camminate importanti, no? Importanti non ho fatto mai camminare, non vuol dire niente di... Esatto. Le ho tutte camminate lunghe. Esatto.
morbidissima, lasciando la gamba. Gira sul fianco, verso di me. Piega bene. Lascia cadere la gamba. Morbidissima. Inspira. Fuori l'aria. Ok. E ora. Vai sul fianco di qui. Braccio qui. Gamba. Così, inspira, fuori, pancia in su, allora piega le gambe, alza il bacino, brava, giù, su, giù, ok. Ti fa male? Sì. Sei stratesa. Allora, vieni un po' qua. Braccio. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Fatto un bel rumoraccio. Se ti allungo così, sollievo o non senti nessun beneficio? Differente. Se ti accorcio? Mi dà più fastidio. Ok. Ecco, dimmi come. Che ti dà fastidio? Sì. Anche di qua. Anche. Qui? Sì. Peggio. Qui? Meno, però fastidioso. Quindi questo è il peggiore? Sì. Ok. Così diminuisce o rimane uguale? No, fa male. Ok. Così diminuisce o rimane uguale? Diminuisce. Questa è super morbida, Morbida, brava. Morbida, morbida. Sei croccante oggi. Ero bella. Ah sì. Incasinata. Abbiamo azzeccato il giorno. Fammi due bei respironi a bocca aperta, medi profondi, brava, fuori. L'ultimo. Fuori. Ok. Infatti, c'è una cosa che non ti fa male oggi. Ti puoi divertire. Esatto. Dimmi quando smetti di girare. Sta diminuendo. Ok, dimmi quando non giro più. Ok. Gambe di qui. Sedere vicino a me. Braccia incrociate. Testa di qua. Appoggiate a me. Inspira. Fuori l'aria. Giù, 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 giù. Brava, giù, giù, bene. Ok. Torno seduta. Sconciato oggi. Non lo so. Sarà la ripresa del lavoro. Potrebbe essere. Stai sicuramente tutto il giorno al PC. Vabbè.
Un bel respirone. Fuori. Un bel respirone. Fuori. Braccio. Morbida, morbida. Non mi odiare adesso, eh? Ok. Piega il collo avanti, torna indietro, guarda in su, porta indietro, brava, giù ancora. Vai e giù. Anche di qua, vai. Torna su, giù, su, giù e su. Allora. Fastidio? Sì, fastidio. Allora, gira il collo a sinistra, gira il collo a destra, torna al centro. Se cervicale oggi chiedi pietà. Ecco, infatti, per chi è arrivato fino a qui, scriva però i miei commenti cervicale che è appropriata. Se ti inclino di qui, è meno dolore o uguale? Di più. Quindi se ti tengo ferma qua e inclino è peggio? Sì. Ok. Fai un bel respirone, bocca aperta, trattieni. Peggio o meglio? Meglio. Ok, fuori l'aria. Vieni a pancia in su che ti faccio l'ultima tecnica e ci siamo. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira, fuori, dentro, ok, seduta. Ti rigira la testa, quindi te la mani buona. Dimmi quando va via il giramento, eh? Ok, dimmi questa volta. Ok, allora direi che ci siamo, ti ho fatto un bel resettino. Oggi insomma sarei un po' infastidita, ma vedrai che poi va meglio. Torni nuova. Meno male, grazie. Abile arruolata. Ultimo respirone, fuori, ok, girati verso la finestra, aspetta che ti sposto i capelli, eh? Perfetto, ok, comunque dolori non ne hai, facciamo solo un bel controllo. Fai sport? Palestra. Ok, gira il collo a destra, così, vada, così, gira a sinistra, ok, rigira a destra. Ti fa male questo punto? No. Questo punto? No. Questo punto qui? Poco. Qui? No. Ok. Mettiti seduta al centro del lettino. Seduta? Sì. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Bravissima. Mani sulle spalle, spingi in alto la coscia. Bravo. Anche questa. Spingi in fuori la gamba. Spingi in fuori la gamba. E la forza è molto buona. Dimmi se mi senti uguale destra e sinistra. O se sia un lato che senti un po' di più. Uguali? Destra, sento. Senti un po' di più il destro? Sì.
Allora, vieni a pancia in su, testa di qui. Braccia lungo i fianchi, così, bella rilassata tra le gambe. Ok. Dimmi se ti faccio male se comprimo qui. No. Qui? No. Qui? No. Qui? No. Se sposto così? No. Se sposto di qui? No. Ok. Sì, più o meno. Ci ho fatto un mese col gesso e poi un mese ancora fermo. Non ti ha dato problemi comunque? No. Cioè, a volte lo sento, però non tantissimo. Cambio temperatura hai sentito? Esatto, sì. Ho fatto quella specie di scossettina. Sì. Hai fatto un po' di rinforzo? Questa percettiva, hai mosso il piede, no? Anche se mi hanno detto di farlo. Ok, vabbè, sei onesta, va bene. Dimmi se hai dolore, eh? Uh-huh. Molto, molto, molto bravo. Dolore? Senti tirare qua dietro? Sì. Ok, giù. Sì, così. Stessa cosa, piega, 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 piega. Molto, molto. Senti tirare? Sì. Ok, ma la schiena non ce l'hai? No. Io spingo di qui, tu resisti alla mia spinta. Pronta? Vai. Ok, giù. Inspira. Fuori. Quante volte dalle di tre? Quattro? Tre o quattro, dipende dalla settimana. Ok, prima di fare palestra hai fatto altro come sport? Nuoto, basket, danza, un po' di tutto. Ma nella testa non c'è mai? No. Ok, qui è dolore? Qui è dolore? No. Qui neanche? No. Okay. Allora, vieni a pancia giù, testa nel buco, brava, braccia dietro, così. Dimmi se male, eh? Questa è molto rigida, non ti faccio male se schiaccio? No, poco. Qui? Qui? No. Ok, se sposto in questa direzione? Se sposto di qua? No. Ok. Quando fai stacchi o comunque fai l'arto inferiore, fai gambe? Non hai male alla schiena? Un po'. Dove? Qui? Sì. Qua? No? Sì, a volte. Quindi un po' più la parte bassa comunque. Sì, ma anche sopra. Ok. Morbida, morbida. Brava. Quando rompi qualcosa, soprattutto nel piede, poi il corpo per difesa ti carica il peso dalla parte opposta, quindi comunque il bacino e la lombare vanno a compensare. Adesso la liberiamo e vedrai che poi non avrai più problemi. Allora, pancia in su. Punto qua. Sì. Ok, qui? No. Qui? No. Qui?
Quindi questo sì. Sì, ok. Sì. Se comprimo qua, questo scende, aumenta o rimane uguale? No, sento di meno. Ok. Se comprimo qui, scende, aumenta o rimane uguale? No, così rimane uguale. Ok. Se comprimo qui, scende, aumenta o rimane uguale? Rimane uguale. Quindi sì. Con questo è meglio? Sì. Così. Piega. Morbida, morbida, morbida. Bravo. Allora, gira sul fianco verso di me. Sul fianco? Di qua. No. Ma non devi girare sul fianco. Sempre sdraiato. Così, perfetto. Giù. Vieni leggermente più vicino col sedere. Sto. Come quando scocchi le dita. Stessa cosa. Okay. Questo non è, ovviamente non è andata. Così, così, braccio a me. Ok. Molle, molle, giù la testa. Bravo. Gomito, gomito. Lascia cadere la gamba. Giù, bravissima. Sei pronta? Vado, inspira. Fuori l'aria. Bravissima. Poi, fianco, ma di qua. Vieni più vicina. Ok, sempre giù sdraiata. Braccio qui. Questa stavolta la drizzi e la porti fuori. Bravissima, così. Adesso ti sentirai cadere, ma non cadi, Ok. Il collo lo mettiamo per così. Giù, 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 giù. Pronto. Dentro bene. Fuori l'aria. Eccola. Perfetto. Ok, gambe belle dritte. Quei punti che ti dicevo sono molto sovraccarichi, quindi non liberando tutto, la colonna comincia a muoversi come deve, i muscoli lavoreranno in maniera più efficiente. Mm-hmm. Quindi poi quando fai gli stacchi soprattutto vieni leggermente più in qua. Braccio a me, spalla a spalla. Stessa cosa, se senti rumore non spaventarti. Dentro bene l'aria, fuori bene. Ok, torna al centro, vai un po' più in alto. Le metti quelle sulle pinne morbide nelle scarpe, quelle dell'outro shoulder, non le metti niente. Le lasci nella scarpa, non sono plantari, sono proprio effetto ammortizzante, lo lasci nella scarpa e ti aiuta un attimino a ammortizzare di più. Mm-hmm. Ok. Ok. Sei pronta? Mm-hmm. Vado? Allora. Wow. E uno. E due. Wow. Vabbè, sei andata brava. Non mi hai fatto resistenza. Era la parte che mi spaventava di più. Sì? Sì. Dai, è andata, basta. Ormai è tutto in discesa. E lo ripetiamo tra un mesettino e vediamo un attimino come stai. Comunque formicolia ai piedi non ne è più, soprattutto quello che ho. No, non ne è mai solo avuto. Solo una parte che ho formicolia ultimamente è questa. Ok, che in realtà liberando la lombare il nervo fa questa traiettoria, quindi mm-hmm. Sì, passerà anche questo. Da quanto ce l'hai? E da un po', cioè ce l'avevo già l'anno scorso e mi è tornato quest'anno. Ok. Con la rottura del piede. Male qui? No. Ok. No, era la lombare, quindi vuol dire che già prima della rottura qualcosina nella lombare c'è. Sì. Noi siamo fatti di autostrade nervose, partono dalla colonna e poi vanno e percorrono il corpo. Se c'è qualche blocco ti dà un sintomo di questo tipo, che è lungo, un dolore molto lungo. Più che altro l'anno scorso mi allenavo di più in palestra, è più pesante. Ok. Seduta, gambe di là. Allora, mano sui fianchi. Così, pollice dietro, bravissimo, un po' più in alto. Tutti e due? Sì. Allora, partiamo dalla destra. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata verso l'indietro. Deve essere un colpo secco molto forte. Pronta? Ok. Come se adesso dammi una gomitata. Ok. Pronta? Vai. Ok. Ok. Pronta? Vai. Bravissima. Molle, molle. Bravissima. Fa strano, Sì. Non sei abituata. Ok.
Adesso, dimmi se è male se comprimo questo muscolo. Un po'. Questo? No. Se faccio così? No. Se faccio così? No, un po' poco. Ok. Questo è quello più fastidioso. Sì. Se ti faccio alzare il braccio, mantienilo così. Diminuisce, aumenta o rimane uguale? No, rimane uguale. Ok. Diminuisce, aumenta o rimane uguale? Diminuisce. Diminuisce, aumenta o rimane uguale? No, rimane peggio forse. Quindi meglio così? Sì. Riproviamo, tendila così. A metà. Così okay, meglio? Sì, okay. Così sì. Stai per la molle? Bravissima. Giù. Un po' contratta, eh? Ruotami il corpo a sinistra. Brava. Aspetta che spostiamo meglio. Bravissimo. No, così va bene. Torna al centro. Allora, ruota a sinistra. Ok, torna al centro e ruota a destra. Ok. Riproviamo un attimo la forza. Sempre braccia belle dritte. Così, guarda dritto anche con gli occhi, brava. Spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro. Benissimo. Oggi non te la devi, giusto? No. Perfetto. Allora, questo fa rumore, ma zero dolore, senti. Ok. Quindi, non ti preoccupare. Ok, allora, fammi tre respironi. Vai. Uno. Due e tre. Ok, ora mi piace, qua non c'è più la tensione. Secondo me sono blocchi che avevi da un bel po', eh? Tolti questi, vedrai che sarei molto meglio. Oggi sarei un po' infastidita, ma è normale. Finito, eh? Stretching non ne fai? Poco. Molto poco. Prima o dopo? Entrambi, sia prima che dopo. Ok. Sono un po' goppa. Come? Sono un po' goppa. Sistemiamo. Va bene Martina, allora, io ti ho tolto tutto. Quello che ti può aiutare è che da proteggere un pochettino il piede è proprio da mettere questa sollettina morbida. Sono fatte in gelatina, quindi ti danno proprio una specie di contraccolpo molto morbido, proprio che ammortizza. Ok. Che fa bene al piede, ma fa bene a quello che c'è sopra il piede, quindi tutto il corpo, perché ammortizzi la colonna. Soprattutto quando ti alleni, quindi se vuoi lo metti sia quando fai la vita quotidiana, lavoro, e quando ti alleni, se devi scegliere due, mettilo in allenamento, perché fai sovraccarichi, quindi quello ti aiuta molto. A parte quello, qualche blocco, ma gestibilissimo.